A tappeto in Cina per scoprire gli asintomatici. L'Italia aspetta certezze sui test sierologici, attenti alle fake news. E con l'isolamento la natura riprende i suoi spazi. Buon pomeriggio dal telegiornale della scienza. Ieri sera è stata scelta la app che dovrebbe aiutarci a tornare alla normalità tracciando i movimenti delle persone senza appare invadere la privacy. Niente geolocalizzazione via GPS. Utilizzarla sarà una libera decisione che però dovremo prendere in tanti perché funzioni. Laura De Donato. Alla fine la scelta è caduta sull'app Immuni, creata dalla società Benjamin Spoons in collaborazione col Centro Medico Sant'Agostino, e funzionerà con il Bluetooth, attraverso il quale è possibile rilevare i contatti di chi la scaricherà entro un metro di distanza da altri smartphone di persone che utilizzino la stessa app. Se il proprietario del telefono risulterà positivo al Covid-19, tutti i suoi contatti ravvicinati potranno essere ricostruiti per poter così rintracciare e avvertire le persone a rischio contagio e rendere più facile il loro isolamento. Questo dovrebbe anche garantire la privacy dei dati di chi accetterà di partecipare attivamente alla ricostruzione del percorso della malattia, perché l'app conserva sul telefono del suo proprietario la lista dei codici identificativi anonimi degli altri smartphone avvicinati. L'altra funzione dell'app Immuni è il diario clinico con le informazioni sulla salute dell'utente da aggiornare indicando tipo e gravità dei sintomi provati. Secondo il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Domenico Arcuri, che ha firmato l'ordinanza per la stipula del contratto con la Benjamin Spoons, l'app potrebbe essere una svolta nella gestione della pandemia, ma solo a patto che almeno il 60% di cittadini italiani accettino di scaricarla e usarla attivamente. Un contratto no profit con la società fondata da 4 giovani italiani e un polacco che studiavano in Danimarca. Nel giro di poco tempo è diventata la prima in Italia per la produzione di applicazioni. L'azienda, che aveva lanciato una raccolta fondi in rete con l'hashtag Viral for Good, è impegnata a cedere gratuitamente la licenza d'uso del software e l'appalto di servizio per gli aggiornamenti e la gestione nei prossimi mesi. Nei piani del commissario, un avvio graduale con la prima sperimentazione in alcune regioni pilota. E in Cina è in corso una campagna a tappeto di test per scoprire gli asintomatici, cioè le persone che circolano liberamente senza segni di Covid-19 ma possono contagiare gli altri. La ricerca viene condotta in 9 regioni, tra cui Pechino, Shanghai e Wuhan. Nella città di 11 milioni di abitanti da cui partì l'epidemia, i test vengono effettuati su una persona ogni 1000. Ad alcuni vengono fatti i tamponi, ad altri viene prelevato il sangue per i test sugli anticorpi IgG e IgM. Questi ultimi si possono trovare tra la popolazione infettata di recente, al massimo 7 giorni, e non durano a lungo. Gli anticorpi IgG, immunoglobuline gamma, danno invece una protezione più duratura. In questo caso però quanto duratura non sappiamo. E intanto in Italia si attendono le decisioni sui test sierologici, appunto quelli sull'immunità acquisita dopo il contagio, e sono tante le notizie false da smontare che arrivano dal web. Ogni venerdì, in collaborazione con la task force di giornalisti e di esperti istituita dalla RAI per la sicurezza dell'informazione, la redazione di TGR Leonardo mette sotto la lente un tema. Oggi le notizie fuorvianti sulla questione test. Maurizio Menicucci. È una sorta di far west quello che nelle ultime settimane vede in lizza sul ricchissimo settore commerciale per la diagnosi sierologica, l'analisi mirata sugli anticorpi del coronavirus, più di 100 prodotti solo in Italia e centinaia in tutto il mondo. Un'offerta che crea confusione nel pubblico, diffonde false notizie e alimenta frodi e contraffazioni. Sì, è vero, infatti l'FDA ha rilasciato una lettera di avvertimento proprio per proteggere i consumatori americani dall'acquisto di questi test in farmacia. Può farci qualche esempio?
In Italia un test in particolare, quello prodotto da una ditta cinese che si chiama Superbio, presenta per esempio nel foglietto le istruzioni un grafico in cui si studierebbero gli anticorpi per anni dall'esposizione al coronavirus. Questo è ovviamente impossibile, visto che il coronavirus ha solo pochi mesi di età dal punto di vista della sua scoperta, e inoltre questo test non si sa quanto sia accurato, quanto sia preciso, quale sia il tasso di errore. Quindi l'Istituto Superiore di Sanità è intervenuto appunto per denunciare questi punti e Federpharma ha chiesto ai propri aderenti di non metterlo in commercio. I due tipi di test sierologici, quelli con puntura del dito e quelli con prelievo endovena, hanno gli stessi obiettivi? In linea di principio no. I test rapidi sono solo dei test qualitativi che ci danno una risposta sì o no sulla presenza eventuale di anticorpi. Per questo motivo hanno soprattutto l'obiettivo, diciamo, di caratterizzare in una maniera molto imprecisa se in una comunità vi sia una ripresa virale, mentre invece i test con prelievo endovena sono in grado di fornire anche una quantificazione degli anticorpi. Possono essere utilizzati anche per studi epidemiologici e per caratterizzare un'eventuale immunità. Parlare di patente di immunità non è una semplificazione che sconfina nella fake news? In questo momento noi non abbiamo nessuna prova che gli anticorpi generati dal virus siano protettivi, né sappiamo per quanto tempo questa immunità dura. Lo sapremo, gli studi sono in corso, ci sono delle indicazioni promettenti, ma oggi non possiamo certificare in nessun modo che un soggetto sia immune in maniera permanente o in maniera prolungata. In questi mesi di blocco gli animali riprendono i loro spazi e anche i nostri. La chiusura Covid ha fatto bene alla natura, ma in qualche caso i problemi non mancano. Cinzia Diciani. La natura ha orrore del vuoto, così le città disertate dagli umani si sono presto popolate di animali, dapprima timidi e curiosi, poi sempre più spavaldi. Abbiamo avuto un florilegio di segnalazioni di specie strane, inusuali, in posti strani, il tasso Firenze, i cervi in giro a spasso per le periferie, gli squali nel porto di Napoli, i delfini a Cagliari, insomma, tante situazioni inusuali. Confinati fra terrazze e balconi, anche gli umani hanno più tempo per osservare e possono mettere a frutto il loro ozio. Io faccio parte del Centro Italiano Studi Ornitologici e come Centro Italiano Studi Ornitologici abbiamo promosso un progetto, diciamo, di raccolta dati attraverso un portale che si chiama www.ornito.it, con cui raccogliamo segnalazioni di osservazioni fatte da casa, che è pensato proprio per cercare di capire come uccelli, mammiferi e rettili rispondono a queste misure di lockdown che stiamo vivendo. E se in cima al grattacielo Pirelli di Milano i falchi pellegrini tornano a nidificare, la nostra assenza non è sempre un fattore positivo per animali che ormai dipendono da noi. In Marocco i gatti randagi sono nutriti da un volontario che sfida la quarantena, mentre in assenza di turisti le scimmie affamate invadono le vie di Kathmandu o quelle di Lopburi in Thailandia per contendersi una banana. Se i leoni del Kruger Park in Sudafrica riconquistano sbadigliando strade un tempo più trafficate di una metropoli all'ora di punta, ranger antibracconaggio come il colonnello Leroy Brewer perdono la vita per difendere i rinoceronti. Molti quelli uccisi nelle ultime settimane a causa del commercio illegale del loro corno, che in Cina e Vietnam pagano a peso d'oro perché ritenuto panacea universale, ma un segno di speranza arriva proprio dagli zoo, da quello di Copenaghen dove è nato un piccolo rinoceronte bianco e da quello di Hong Kong dove finalmente dopo 10 anni i panda giganti hanno approfittato della loro ritrovata intimità. E
E ora andiamo a Roma, in un luogo che deve essere sempre presidiato. I ricercatori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ci spiegano come si sono organizzati in tempo di Covid, perché sono loro a sorvegliare i terremoti. Elena Cestino. Sala operativa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma. È da qui che viene sorvegliata 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno l'attività sismica lungo la nostra penisola, calcolati epicentro e magnitudo dei terremoti e segnalata l'allerta in caso di tsunami nel Mediterraneo. Anche se l'emergenza sanitaria fa sì che gli esperti lavorino da casa e che la sala sia stata isolata dal resto dell'istituto. Vengono acquisite 400 stazioni sismiche che ci permettono di localizzare con precisione i terremoti sul territorio nazionale e nelle aree limitrofe e di determinarne con accuratezza la magnitudo. Ogni settimana soltanto una delle tre squadre in cui sono stati divisi tecnici e sismologi in turni di quattro persone va in sala operativa e l'interattività della sala può proseguire in remoto. Succede ad esempio ogni volta che c'è un intervento di disinfezione e ai tempi di Covid-19 è previsto ogni 14 giorni. Nel turno da remoto è possibile collegarsi tutti insieme e interagire come se si fosse in presenza, visualizzando le schermate dei diversi turnisti. Quelli che vediamo sono gli strumenti del tecnico che ha il ruolo di verificare il corretto funzionamento delle stazioni sismiche. Tramite delle pagine web può interrogare e sapere effettivamente se le stazioni sismiche stanno funzionando e se i loro segnali fluiscono correttamente. Funziona da remoto anche la postazione del sismologo. Questa postazione noi riusciamo a selezionare gli eventi che ci interessano man mano che questi si verificano e analizzare i sismogrammi dell'evento. In remoto possono essere visualizzate anche le localizzazioni automatiche. Si possono leggere i tempi di arrivo sulle forme d'onda dei terremoti e quindi migliorare le localizzazioni allo stesso modo in cui si può fare all'interno della sala operativa. Il blocco delle attività e degli spostamenti a causa della pandemia ha fatto diminuire il rumore sismico. Il volume ambientale percepito dai sismografi si è notevolmente abbassato, ma questo non rallenta il lavoro di chi li osserva giorno e notte in remoto o dalla sala operativa. Entro 2 minuti dall'accadimento del terremoto, il sismologo in turno in sala chiama attraverso un telefono diretto punto punto la sala situazione Italia. Arrivano così le prime informazioni essenziali su epicentro e magnitudo del terremoto che possono essere immediatamente utilizzate dalla protezione civile per far partire la macchina dei soccorsi in caso di terremoti forti. E domenica è la giornata nazionale dei trapianti. Nonostante l'emergenza coronavirus, l'Italia non ha interrotto le donazioni di organi, ma ci sono ancora 9.000 persone in lista d'attesa e troppo pochi donatori. Allora medici e infermieri si appellano ai cittadini. Alessia Mari. Fare la propria parte con più forza, proprio perché il momento è più difficile. Il Centro Nazionale Trapianti non si è mai fermato in queste settimane. Mentre paesi come la Svizzera hanno interrotto i prelievi di organi, l'Italia continua a salvare vite. Medici e infermieri, anche nell'emergenza coronavirus, segnalano le morti cerebrali, eseguono tamponi ai donatori viventi e non, trasportano gli organi disponibili, convincono i parenti dei deceduti per altre patologie a dare l'assenso alle donazioni, anche in questo periodo difficile in cui le famiglie non hanno accesso agli ospedali e non possono nemmeno dire addio ai loro cari, ma non basta. Ci sono oggi in Italia quasi 9.000 persone che attendono un organo e l'impegno di tanti medici e infermieri purtroppo non è sufficiente. Serve anche da parte nostra, da parte di tutti i cittadini, una collaborazione che vuol dire di sì alla donazione degli organi.
Ancora oggi un terzo delle persone che si esprimono sulla donazione si oppongono al prelievo degli organi. E così, per celebrare la 23esima giornata nazionale dei trapianti, 150 medici, infermieri, psicologi, biologi e operatori del 118 diventano testimonial e invitano tutti a firmare. Anche tu puoi decidere di dare il tuo consenso alla donazione. Scegli di dare il meglio. Per il tuo, il suo, il nostro meglio. Basta una penna per salvare una vita. Iscrivendosi al registro dei donatori di organi, si può fare anche subito, anche online, scaricando il tesserino sul portale diamoilmeglio.it. Ce lo chiedono i tanti che stanno combattendo il coronavirus, come Maria Rosaria Capobianchi, a capo del team di ricercatrici che ha isolato il virus allo Spallanzani di Roma, consulente del Centro Nazionale Trapianti per le Infezioni Virali. O Michele Colledan, che ha eseguito un doppio trapianto di polmoni nel cuore dell'emergenza all'ospedale di Bergamo. Ognuno dà il meglio di sé, facciamolo anche noi. E poche ore fa gli astronauti Morgan Meyer e Sriposhka hanno lasciato la stazione spaziale. Erano partiti prima della pandemia, sono atterrati nel deserto del Kazakistan e hanno trovato un altro pianeta. Le equipe mediche di soccorso portavano le mascherine per la prima volta nella storia e per la prima volta l'atterraggio non è stato trasmesso in diretta dalla NASA causa mancanza di personale nel centro di Houston. È tutto per Leonardo per questa settimana, appuntamento a lunedì e grazie.